Benvenuti e bentornati, rieccoci qua con Baldur's Gate 3. Riprendiamo la nostra avventura con Drazil e i nostri compagnoni. Allora, sono arrivato qua perché mi sono un po' rotto le palle di quel monastero, quindi vorrei un pochino indagare su questo accampamento goblin. Stai entrando in un'altra regione, hai intenzione di procedere? Ah, ritorniamo nella prima zona. Ma scusa, dove dovevamo passare per arrivarci? Voglio vedere, vediamo un po', ritorniamo indietro, vediamo un pochino dove ci sputa, per curiosità. Se no iniziamo ad andare avanti per i cazzi nostri, vaffanculo l'asilo ghitichianti perché ha rotto un po' le bolle. Il sangue di La Thunder non riesco a trovarlo, quindi amen. Ah, ok, ho capito. È vero che avevo trovato anche questo. Torni indietro, va. E niente, niente. Sì, è vicino all'accampamento dei goblin, quel sentiero lì che ci porta a quest'altra mappa, diciamo, a quest'altra zona di gioco. La mappa che cosa ci può... dove ci può portare? Allora, qua non si poteva perché era bloccata la via. Qui c'è il monastero, che in teoria ci doveva essere. Dovevamo trovare il sangue di Lathander, ma non l'abbiamo trovato. L'inquisitore non riusciamo a raggiungerlo, a meno che non ammazziamo la tizia. Ma sinceramente per il momento eviterei, perché comunque non penso che sia così facile tirarla giù. A sto punto io proverei ad andare verso il passo montano, no? Questo qua, vero? Che poi tra l'altro ho visto che dobbiamo ancora attraversare il passo montano. Interessante. Aspetta, c'è il mucchio di terra qua. Questo un po' di balsamina e una targa. Vediamo un po'. Cosa ci troviamo dentro? Un po' d'oro. Sto eliotropico che non ho ancora capito che cazzo è. Vabbè, ci prendiamo tutto. Noi al massimo vendiamo. Vendiamo che male non fa. Cammino sulla via dell'alba, perché la Thunder non può proteggerti dove la luce non arriva. Ok, allora è inutile. Grazie al cazzo, dove c'è la luce non c'è il male. Su, via. Crolla. L'oscurità sembra strattonare i fili della trama. Chi è? Viandante stremato? Salve? Gandalf, cazzo! Stay thy course a moment to indulge an old man. Elminster? The very same. No, è Gandalf. And a fair bit miffed he is, too. Finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. Gandalf il rosso, bellissimo. Quindi Gale lo conosce. Credo sia il momento di fare le presentazioni. Miglia e miglia, hai detto. Da dove provieni? Ora gira i tacchi e ripercorreli al contrario, vecchio. Non mi interessano le idiozie che vendi, né tantomeno quello che dici. No, mi interessano. Meet Elminster Ormar. A good friend of mine, but rather more significantly, he's the most famed and respected wizard. E che cazzo ci fa qua? Am I indeed most famed and respected errand boy, more like? I was. È un mischio tra Gandalf e Silente. She sent me, Gale. Mi ha mandato lei. Sai di chi parlo? Out with it. Elminster, please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10 day I've gone without honest fare, worthy of the name, drank naught but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you won't begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it. Che palle sto qua però, mamma mia. Chiede un po' troppo, ciccio. Già, Gale, che fine ha fatto il decoro? Suppongo potremmo fare a meno di qualche razione. Non è mia abitudine dare asilo ai vagabondi. Vorrei perculare un po' Gale, quindi ci sta, oh, dai. For the love of... this way, then? To your camp. Oh, don't dawdle now, lad.
You're the one who's in such a frightful hurry. Oh, nigh on 13 centuries old and he still thinks with his stomach. We'd best follow and see if he's more disposed to speak plainly once it's stopped its grumbling. Banchetto, banchettiamo quindi? Va bene, credo di voler sapere che è venuto a fare tanto quanto te. Lo raggiungeremo dopo, nel frattempo potrà riposarsi e rimpinguarsi. Vai, va bene, andiamo adesso, dai. Una scelta saggia, meglio assecondare le nostre curiosità che l'appetito di... Vabbè, del tizio. Yes, what a delightful wedge of old Elthurian that was. Doesn't do to parlay on an empty stomach, you know. Makes one's words frivolous when they should be grave. Dai, su. Plenty to digest, after all. A good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster. Right. You see, I am... dai, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. Muoviti. On behalf of Mistra, the message and the charge I bring you are hers. Davvero sei qui in qualità di emissario divino? Stupefacente che ti abbia mandato in prima persona, visto il disastro di Gale. Che messaggio? Qual è l'incarico? Fate in fretta allora, questa faccenda non mi riguarda. Vediamo qual è il messaggio e l'incarico. Now, if you please, Elminster, for the too long awaited answer. You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption. Okay. Mistra would consider forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute. That most insidious. Mi ha fatto talmente pena che ha detto vabbè dai, gli do una mano. Se la dea in persona ne è al corrente, apprezzerei molto un intervento divino in piena regola. Se anche gli dei sono al corrente di questa minaccia, perché le stiamo affrontando da soli? Non conosci per caso una cura, vero? Qualche onnipotente incantesimo antiparassitario. Andiamo con la 2, va. They choose the instruments of their will with great precision. Sometimes the single drops we think we are do not realize what waves we are. Parla come Silente e Gandalf, comunque. Do not discount yourself, and by the same token, do not discount your enemy. You must know that the Absolute is more dangerous than you Perfetto. Can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the Minchia, gods. E chi cazzo sarebbe sta assoluta? The very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mistress belief that only you can. Gale soltanto, com'è possibile? Mistra si sbaglia, sarò io a distruggere l'assoluta. Fandonie, sciocchezze, credenze e false speranze. Calunnie e maldicenza. Gale soltanto, com'è possibile? Il globo. Precisely. Mistra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help or hindrance. Attenzione. Si intromette. You must find the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the
Cioè, quindi dobbiamo far esplodere Gale una volta arrivati all'assoluta? È mostruoso, gli stai chiedendo di uccidersi. Di pure ciò che vuoi, ma non puoi costringere Gale a fare una cosa simile. In un colpo solo ci libereremo sia di Gale che dell'assoluta, è una vittoria totale. Bastardi. Andiamo con la 2. Voglio vedere cosa dice lui. But I think she trusts me too. It brings me no pleasure saying this, my friend. But such is Mistress' will. Yours must be the sacrifice that will undo the absolute. And for your sacrifice, ah, ecco quella era la redenzione, farsi esplodere. Such is Mistress' promise. Salverebbe il mondo, la trama e l'universo intero. My sorry peace. And need only bestow unto thee the charm I was bid. Mina astra mistrario idalion cross annas distra. Ok. It is done. Both charge and charm have been committed into your care. Ah, ok, l'ha reso una bomba, in poche parole. To you, I commit into care Gale himself. I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. Scusa, se noi all'inizio avessimo ammazzato Gale o non l'avessimo portato con noi, cosa sarebbe successo? Chissà, chissà. Sarà fatto, lo giuro sul mio onore. Il viaggio è ancora lungo, troveremo un altro modo. Non sono il suo tutore, non accetto il tuo incarico. Io vado con la 2. Or some other fortune altogether. Like moons make swell and wane the nescient seas, so too the sky's driven gods ordain the tidal. Ok, non ci ho capito un cazzo di quello che ha detto, ma va bene lo stesso. And yet, an ocean born in lonely hours. Come, ebb, come, flow, come, all that is beyond the breadth of our dominion. Be a moon unto yourself. Even va bene, saremo noi la nostra luna, perfetto. Break upon the shores of will. Farewell, my friend. Farewell. Farewell, Elminster. I'm glad she chose you. Però, interessante questo discorso, è stato parecchio interessante. Abbiamo incontrato questo mago, questo stregone che conosceva Gale e gli ha affidato una missione, quella di suicidarsi, in poche parole. Il mentore di Gale, il grande mago Elminster, gli ha consegnato un messaggio di Mistra stessa in cui gli ordina di trovare il cuore della salute e di distruggerlo facendosi esplodere il globo. Facendo esplodere il globo, che sarebbe lui poi alla fine. Elminster ha concesso a Gale un potente incantesimo per poterlo fare e ha stabilizzato il globo per concedergli il tempo necessario per raggiungere il cuore dell'assoluta. Questo sarebbe un suicidio per Gale. Abbiamo bisogno di saperne di più su di esso e se esistono altri modi per sconfiggerlo. Va bene, va bene. Lazel crede che lo Zaire sia stato manomesso, deve andare dall'inquisitore, lo sapevamo già. Questo l'abbiamo completato. Andiamo a sentire con Gale cosa dice. Vediamo un po'. An audience with Elminster is never less than memorable. In effetti, anche un po' noioso. Dire circumstances. But those are hard to come by these days. Purtroppo sta andando tutto a puttane. Il mister me lo immaginavo più maestoso, un vecchio con un debole per il formaggio, ben diverso dal grande mago delle leggende. Non è granché da amici presentarsi all'improvviso e chiedersi di ammazzarsi, in realtà volevo parlarti di un'altra cosa. Vabbè, me lo aspettavo più maestoso, anche se... Elminster is the most formidable wizard in the realms, perhaps in existence. Va bene, però stai calmo. The severity of her bidding could not be clearer, or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling to realize how little of it one might have left.
Stai davvero prendendo in considerazione l'idea di obbedire al mistero? Ti lascio alle tue riflessioni. Vabbè, chiediamo la prima, dai. Of course. You offer the clearest solution to our problem. All I have to do is find the right place and time, close my eyes and let go. Abbastanza coraggioso. The slate will be clean. Wrongs will be righted. The absolute will be gone. And I along with it. Perché non ci pensa Elminster ad affrontare l'assoluta? O Mistra in persona, magari. Quindi è così, la tua ora è una missione suicida. C'è sempre un altro modo. E io sono al sicuro, se tu sei qui, qualsiasi cosa tu debba fare, ti aiuterò. Vediamo la prima, va, per curiosità. She has the power to do so, but as for the permission, AO would not look kindly on her meddling in mortal affairs. Divine intervention has a tendency to make things worse, not better. As for Elminster, he saved the realms more times than legend can recount. But to take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best chance we have. Va bene, mio caro. Vabbè, allora andiamo con la 4, dai. I have no doubt I could rely on you. That remains ahead of us for now. The heart of the Absolute must be discovered before I can stop its beating. Lo troveremo, Gale, te lo prometto. Non ti farai saltare in aria, Gale. Ah, no, non te lo permetterò. Vabbè, dai. Then I suppose there is nothing more to be done to find the heart of the Absolute and stop its beating. Vai, non stiamo forzando, signori. È lui che lo vuole fare, quindi non... non diamogli contro, dai, non diamogli contro. Quindi... A questo punto lasciamo l'accampamento e riprendiamo il nostro cammino. Insegna di pericolo marcia, non camminare nelle tenebre, rivolgetevi alla luce. Ghiandaia azzurra è morta. E niente. C'è qualcosa da... Coniglio, c'è un coniglio qua. C'è un po' di ciccia? Niente. L'avrà ucciso il vecchio. Fuoco da campo, carcassa di animale. Nada de nada. Se passiamo di qua... Madonna mia, sempre più inquietante questo posticino, eh? Devo dire, non troppo accogliente, non... Verso le terre maledette dell'ombra. Ah, quindi possiamo passare un'altra zona, di già. Stai per proseguire la tua avventura, assicurati di risolvere tutte le questioni in sospeso prima di proseguire. O andiamo a combattere contro la tizia, oppure proseguiamo. Non lo so cosa fare. Allora, signori, ho deciso di provare a capire se riusciamo ad oltrepassare sta parte qua. Al massimo ci piglieremo a schiaffi con la capitana. Vediamo un po' se riusciamo a vincere, perché penso che sia molto tosta sta battaglia, se viene ingaggiata. Madonna, non si può parlare. Inganno, non l'ho trovata per ora, ma ci sono vicino, solo bisogno di un po' più di tempo. Proviamo con l'inganno, signori, proviamo. Non mi interessa. Ma perché non abbiamo nessun bon? Allora, ragazzi, però... Cioè, di uno? Niente, dai. Però se le cercano, comunque, cioè... Per carità del Dio, se le cercano. Meno male che non abbiamo cuore oscuro, perché sennò era finita. Perfetto. Sei pessima, sei veramente pessima. Abbiamo anche la cosa raggiante che se cos'è che era? Infliggi 1-4 danni rasiosi quando... Ok, quando facciamo un attacco con un'arma riusciamo ad avere la possibilità di infliggere più punti ferita raggianti. Perfetto, perfetto. Sei pessima, Lysel? Ah, è vero, c'è anche sta... vabbè, Gale, signori, è imbarazzante. Sicuramente morirà Gale adesso. Cosa ha fatto? Minchia, ha fatto perdere le armi. Figlia... Dove va? Dove vai? Ma come disarmato? Abbiamo un'altra arma da mettergli in testa, dei miei in mano? Abbiamo l'arco. Non può fare niente, non... Dio buono. Allora. No. Che coglione, pensavo fosse lei. Porco Giuda, che palle. Vabbè. Siamo già partiti malissimo, signori. Siamo partiti malissimo, veramente male. Dove cazzo ha sparato?
meno male. Un aiutino ogni tanto. Ah, proviamo a affascinarlo. E niente. Non è andata a buon fine. Gale, ti prego. Ok, è sparito l'accecamento. No, aspetta. Curati. Per favore. E vediamo un po' cosa possiamo creare, cosa possiamo cicciare fuori. Fatemi vedere che cosa abbiamo qua in più. Fammi vedere. Esplosione del globo net. Ah, possiamo usarlo? No, meglio di no però, mio caro, eh. Che cosa dici te? Meglio di no. Lo usiamo sui lupacchiotti, va. Porca vacca. Meraviglia. Meraviglia. Allora, Gale, per favore, vieni qua, scappa. Il più che puoi. Ok. Questo è quello che può fare. Ma no, ma come impaurita? Ma dove cazzo andate tutte quante? Madonna santa. Rincoglionite che non siete altro. Va bene, va bene. Porca vacca. Lei è importante, lei è importante. No, no! Frastornato. Ok. Dov'è la spada di Drasil? Cazzo è qua, vaffanculo. Non lo so. Ah, cosa possiamo fare? Frantumare. Frantumiamo allora. No! Aia. Però la potenza, eh? Minchia, il dolore però. Il coso sta ridendo, l'amuleto. Proviamo ad accecarla. Maledetta bastarda. Pezza di merda. C'è una pezza di merda. Allora, vediamo un po'. Posso distruggerti? Non con questo. Ah, ok, abbiamo finito gli incantesimi. Porca miseria schifosa. Aspetta, aspetta. Fammi vedere se hai qualcosa di potente da poter utilizzare. No, forse con questo potrebbe andare bene. Però, non male, non male. Devo dire. Curiamo un po' tutti. Perfetto, perfetto. Almeno un po' di punti salute li abbiamo recuperati. A sto punto, Carla, ti vai a prendere il tuo spezzafede. Mi vai in ira, per favore. Boom. Così ti incazzi a bestia, ti incazzi. Lo spezzafede, Karlak, dov'è? Mettitelo addosso, per favore. Riesci a tirare un'ammazzata a qualcuno? Non riesci a fare niente, perfetto. Però, ci siamo, ci siamo. Riprenditi la tua arma, vai. Ok, perfetto. Rimettitela anche te. Olè. Comunque uno scudo un pochino migliore glielo potevamo dare alla Isela. Peccato che non riusciamo. Azione impetuosa, vai. Perfetto, guarda, incoraggiamento lo diamo a Gale. Boom. Perfetto, perfetto. Vediamo se riusciamo a farla andare qui. No, porca vacca. Ci proviamo, signori. Non è andata, non è andata. Ci riproviamo. Ci riproviamo, magari gli casca l'arma. Arma a terra, bene. Questo mi piace. Questo mi piace. Vediamo sta qua che cosa fa sta disgrazieta. Basta lacerarmi Drasil, cazzo, basta. Sto passo velato di merda. Ancora arma a terra, ma porco, giuda, ma porco. Allora. Dimmi che non prende nessuno. Minchia, prende loro due. Che palle, ragazzi. E allora vado di... Questa è risanante? Attenzione. Paralizzato, accecato. Ok. Non prendiamo le altre, quindi potrei andare. Vai. Ma come ho preso le altre? Ma su via, dai. In quale stronzata. Ok. Piano piano. Vieni qua. Curati. Ok. Dai, te tira la tua freccettina. Figato che non sei altro. Perfetto, brava Lese, bravissima. No, come incoraggia? Figlio. Allora, ci riproviamo. Accecala, per favore. So che difesa alta. Accecata, perfetto, perfetto, mi piace. Mi piace, mi piace. Allora, vediamo un po'. Aspetta, su di lei, cosa posso fare? Questo. Proviamo col livello 2.
Vai. Morta? Ma bastarda maledetta. Pezza di fango. Possiamo fare qualcosa? Vediamo un po'. Colpo senza armi. No, prendiamola, Karlach. Per favore. E te la metti anche. Solo che così ci togli i punti. I punti, infatti. Guarda, vieni qua per favore, così te rimani vicino a sto qua. Magari vediamo se riusciamo a farlo prono. No, si rialza. Vabbè, va bene lo stesso, va bene. Te adesso, mia cara, però mi devi... No, mi devi... Riesci a intiggermi la... No, ok. Non abbiamo l'esel. Cazzo, non hai colpi particolari. Che schifo. Madonna. Olè. E la capitana si è data. Si è data. Bene, passo velato. Vieni qua. Perfetto. Così adesso combattiamo contro di te. Dove vai? Dove vai? Maledetta. Dove vai? Madonna mia. La lacerazione. Di Amenor. Di Amenor. Perfetto, mi piace di Amenor, mi piace. Ok. Minchia, quanto tolgono, cazzo, però. Porca vacca, signori, quanto cazzo tolgono sti qua. Vai, vai, vai. Sta facendo il suo sporco lavoro, il corvo. Te, mio caro Gale, mi fai... Questo cosa ci va a usare? Fa vedere un po'. Buono, buono, buono. Basta, solo questo? Vabbè. Vediamo di percossa concussiva. Bello. Arrivi qua da lui? Vai. Colpo indebolente, vai. Boom. Bello. Mi piace, mi piace. Allora, te cosa ci puoi fare? Come puoi essere utile? Vai. Vediamo se riusciamo a togliergli l'arma anche a lui, così smette di ciancicare con quella balestra di merda. Ok, ok. Vediamo se riesce a tirargli una freccia in fronte. Perfetto, perfetto. Good game. Good game a tutti voi, signori. Magari se non passate sull'acido, eh? Spadone spacca anime. Bello, adesso andiamo a vedere cos'è. Drasil, prendi la tua spada, per favore. Equipaggiala subito prima che ci dimentichiamo che non è un granché come cosa. Allora, dov'è Karlach? Qui, fa vedere. Porca vacca. 5.21. Spadone spacca anime. Però... Ah, ce la fa? Porca vacca, quanto è grande. Ma non ce la fa a portarla in giro. Ma è più grande di Laisel sto coso. Meravigliosa. È meravigliosa comunque. Se sei un ghitichianti, infligge 1-4 danni psichici extra con quest'arma. Raramente alla sprovvista. Ottiene un bonus di più 2 all'iniziativa. Signori, gliela diamo... Gliela diamo a Laisel. Gli abbiamo dato l'abilità di poter padroneggiare le armature pesanti, quindi a sto punto io gli darei anche questo. Che cosa dite voi, eh? Allora, vediamo di cercare un pochino la roba in giro, quello che ci hanno lasciato, quello che si può raccattare su. Aspetta, che dobbiamo vedere la capitana, solo che non ci riesco. È morta in groppa al coso. Non ho sbagliato. Ok, ecco qua. Ok, abbiamo il frammento di Git che ci serve per la coscia di maiale, ovviamente, la me. Mezza armatura ghitichianti. Vabbè, immagino che sia quella di Laisel. Quindi la prendiamo, così la vendiamo. Ovviamente, ovviamente, signori. Spada corta ghitichianti. Ha un incantamento, quindi varrà di più. Questo magari glielo lasciamo. L'immagine speculiare me la ciupo io su. Qua. Inserisci questo qui. È però così. Olè. Ubi. Disgregatore di barriere. Ma parla sto coso? Make haste. We have business to conduct. Cosa vuol dire? Vabbè, e niente, siamo passati. Però, riposo breve, signori, perché siamo messi come la merda. Gale, per favore, mi puoi recuperare un po' di incantesimi? Così se le dobbiamo utilizzare. Abbiamo sprecato tutto? Perfetto, mi piace. Mi piace questa cosa, mi piace questa cosa. Strano che Laisel non stia dicendo un cazzo. Stiamo sterminando la sua gente, ma non dice niente. Ma cazzo è messa? Ah, a proposito, aspetta.
Ah, sincronizzazione. Stai ancora sincronizzando il salvataggio di prima? Ma come cazzo stai messo? Questo posto è figo, non ho letto. Zona di Worg, cristallo viridiano, ambra di fuoco. Oh, madonna mia, quanta roba. Interessante. Non è mai stato semplice prima, non vedo perché. Porco, scusa. Non vedo perché dovrebbe esserlo adesso. Spero, anzi, mi aspetto che lei ci aiuterà. Questo posto è ancora più inquietante del resto dell'asilo. Ok. Ah, visto che ha finito di sincronizzare, fatemi salvare, per favore. Così almeno se succede il disastro più totale possiamo tornare a un punto decente. Andiamo. Pensavo di non arrivarci, invece alla fine, vedete? Mai dubitare delle vostre capacità. Mai dubitare. Io, come al solito, esploro in ogni angolo. Ok, cristallo viridiano lo prendiamo, perfetto, qua non ci dovremmo, ok, non possiamo scalare in giù, ci siamo, stiamo per barcare la soglia. L'inquisitore? Sì. Salve? Non ci attaccano? Per il momento, sembrerebbe di no. Attenzione. Dobbiamo parlare? Va bene, va bene. Non è che ho delle pergamene per la parlantina, vero? Non abbiamo niente per la parlantina. Procediamo, signori. Ingaggiamo il combattimento, la discussione. Chirai. Vlakith's justice in flesh. You have accomplished much, child. I am pleased to finally meet you. I heard there is so much goblin blood on your hands that it soaks their children's nightmares. To business. I suspect you plucked something precious from the Geek ship. No. Something that belongs to us. The weapon. Give it to me. Come fa a saperlo? The weapon is how I protect you. Do it. Do not disobey the Inquisitor. Stai zitta, stai. Mostra l'artefatto. Se te la do, cosa ottengo in cambio? Quest'arma cosa serve? Dovresti essere più preoccupati per l'invasione dei Mind Flayer. Come fai a sapere tutte queste cose di me? Non posso, mi protegge. Vediamo come fa a sapere tutte queste cose, vediamo. They are wrong. Knowledge is everything. We took an interest in you when you became involved with this absolute cult. A pestilence of infected slaves, the first symptom of the grand design in action. But you are lucky. That weapon you carry is the solution. I have heard it from Queen Vlakith herself. Hand it over. Oh, cazzo. Cos'è il grande piano? The grand design is what all Geek seek. The restoration of the Illithid Empire, which spans the entirety of the multiverse. For centuries there, elder brains sought to bring back their dominion. Every plot they hatched, we stopped. But now they are close to succeeding. Never before could they pause Seramorphosis. Never before could they let the infection spread undetected. You saw the thralls gathered on the Geek ship. Imagine that everywhere. Wants, needs, choice. All would cease to be. Everything rendered unto the Geek. So, the weapon. Please. Attenzione. Don't give it to him. No, mi spiace. Do not try me. Hand over the artifact or die by my hand. Ricordilo, Zaikish. Non ci si può più fidare di questi git. Segui il mio esempio, sceglierò la strada giusta. Terremo noi l'artefatto. Vai. Oh, ha provato Lysel. Your path is mine to follow. Attenzione. Terremo noi l'artefatto, boom, basta. Our fate is forged. Mother Gith, guide us. Your illustrious adventure ends here.
La tua, mi sa che la tua termina qui, mio caro pelatino. Signori, altro combattimento importante. Prepariamoci. Colpo indebolente. Colpo con area primaria, vai. Con arma primaria, con ama primaria. Bene, siamo bravissimi. Siamo dei pezzenti. Minchia, ragazzi. Ma che cazzo è? Allora, abbiamo un po' di minchia, il dolore. E poi allora, la gisella mettiamo a combattere contro questi due. Questo cosa fa? Spezza anime. Proviamo. Ma dai, cazzo. Affanculo, attacco di pomolo, vai. Minchia però, signori, adesso non per dire, però, cazzo. Scusatemi. Ci proviamo. Accecato, perfetto, mi piace questa cosa. Ovvio. Mamma mia. Fanno il culo quanto una casa. Pronto a parare, ok. Ok, piano. 112 sto disgraziato. Ma porco Giuda. Forse dovevo aumentare le capacità col girino. Allora, intanto mi va in ira. Almeno abbiamo più difesa su tutto. E poi per favore mi vai potere dell'assoluta e mi fai lei. O lui. Non so quale esso sia il sesso. Vai. Perfetto. Vediamo un po'. Minchia, prendiamo lei. Ok. Piano piano, signori. Piano. Questo cosa fa? Proiettore di piani. Non so cosa sia. Io andrei con un Diamenor, così prendiamo anche lei. E lei è andata. E almeno andiamo tranquilli. Te cosa fai? E te pareva, porco Giuda, però, porco. Gale è impestato, cazzo, cioè il primo che prendono. Sta rincoglionita qui, gli facciamo riprendere l'arma in mano, perché sennò senza l'arma che cazzo fa? Facciamo azione impetuosa, che cazzo devo dire, Lezel? Purtroppo non... Mi manchi tutti, mi manchi, cazzo, com'è possibile? Sta buono, almeno questo, cazzo. Incoraggiamento, non so, dallo Drasil. Ok, perfetto, così mi piace. Te magari mi vai a cercare questo, se ci riusciamo. Ok, buono. Bene, adesso hai caricata la vita. Pronto a parare. Porco Giuda. Ok. Aia. Merda. Il dolore. Vai. Prova. Te pareva. Perfetto. Prova. Sì, vabbè, però scusate, adesso non per dire. E non riusciamo a fare niente. Che cazzo. Proviamoci. Ok. Andiamo con la tossina, magari riusciamo. Te pareva. Non ti puoi curare più di così? Bene, mi fa piacere, mia cara. Ovviamente. Proviamoci di nuovo. Alla Isel, fai schifo, fattelo dire, fai schifo. Proviamo ad andare a rompere i coglioni a lui. Te pareva. Dai, uccidicela, per favore, così si merita questa qua di morte, sta cogliona. Almeno qualcuno che cerca di schivare c'è, sta cazzo di banda. Scappate di casa, ecco, a posto. Porco Giuda, ragazzi, ma come si fa?
Dio buono. È impossibile però, cazzo, è impossibile. Proviamo con l'attacco. Però abbiamo fatto un po' di male. Colpo indebolente, proviamoci. E niente. Proviamo a spingerlo allora a questo punto. Facciamo tutto il nostro, tutte le nostre azioni, sfruttiamole. Niente, anche il corvo si è dato. Perfetto, anche Karlach. Perfetto, siamo morti, ma porca di quella trota schifosa. Niente, signori, niente. Niente. Carichiamo la partita, va. As was potent, we are impressed. Signori, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Cosa più facile del previsto. Oddio. My queen. Skarthai. You are permitted to look upon me. You are invited to kneel. No, non abbiamo voglia di inginocchiarci, grazie. No, no, io non mi inginocchio davanti a nessuno. Cos'è sta storia? Chi sareste esattamente? Resta in piedi, esattamente dove ti trovi. Fa un educato gesto di saluto con la mano. Questo. Mi piace, mi piace, mi piace. But here we kneel. Before our queen. Ma non sei la nostra regina. E non pensare che fai paura. Così grande. Your choice of allies is most vexing. They do not become you, Lazel. Chmar Zala Vlaketh. You know me. Erlon of Kalir speaks most highly. As did Arthaya before. You seek purity. I may yet grant it. Attenzione, la sta corrompendo. Istik, you bear that which is ours. But are you friend or are you thief? Nessuno dei due. Non ho sottratto l'arma a te, ma te la sto riportando. Sono l'eroe che ha trovato la tua arma. Né l'uno né l'altro è mio di diritto. Ma cosa vuol dire? Ma non è vero. Sono l'eroe che ha trovato la tua arma. Cosa vuol dire? Cioè, in che senso? Scusami. Andiamo con la 3, facciamo gli sburoni. It is not yours. To own something is to know it. That weapon you carry. The astral prison. It is corrupted. Ok. C'è una persona al suo interno. A blight. They are an agent of the grand design sent to sabotage the astral prison. Our last defense against the return of the Illithid Empire. As long as they live, the prison is compromised. Ok. Do this and I will cleanse you and your allies. Do this and ascend. Ascension. My queen. An honor gained, a burden borne. Choose. But know this, the cost of refusal is great. Not merely great, Lazel. Eternal. Però, signori, però. Quindi, in pratica, la persona al suo interno sarebbe la figura dei sogni. Da quello che si è potuto capire, perché qua dice: non posso farlo. La persona al suo interno mi sta proteggendo dall'assoluta. Farò come desideri. No, non farò quello che ordina la regina Ghitichianti. Non puoi ucciderla da sola? Pensavo che le divinità fossero onnipotenti. Ci starebbe come risposta. E in effetti ci sta difendendo, ci sta proteggendo dal diventare un Illithid, quindi cioè io mi sto fidando della figura dei sogni, sinceramente. You are being lied to. I will be obeyed. Stai calma, stai molto calma. Perché, che fa, scusa? Sì, entrerò nel prisma astrale e ucciderò il suo occupante. No, anzi, magari libererò la persona al suo interno. Se sei una dea, fallo tu stessa.
Sinceramente, signori, non so che scelta fare, perché non so, mi voglio fidare della figura dei sogni, non mi interessa, mi voglio fidare. Andiamo con la terza. Sfottiamola. You would not speak ill of a god, would you? E invece sì. She will be our ruin. No, 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 non ti preoccupare, Lysel. Ho parlato troppo affrettatamente, ti prego, perdonami. Penso solo che una vera divinità potrebbe uccidere chiunque essa desideri. Vai, con la due. You wish to see godhood? Wish you to end. Che cazzo è successo? Ebbene, siamo arrivati al finale di Baldur's Gate 3, signori. Questo è il questo è un finale. Il gruppo 2 è stato sconfitto. Ma meraviglia, meraviglia totale. Ma no, non ci credo. Non pensavo di arrivare davvero a questo punto. Pensavo fosse una specie di ologramma, semplicemente. No, cazzo, mi devo rifare il combattimento. E niente, mi rifaccio il combattimento di nuovo. Che palle, signori. Allora, ok, stiamo riparlando con la regina Ghitichianti. A sto punto io proverei a scegliere questo. Vorrei vedere cosa succede. Ok, non la stiamo facendo incazzare. Oddio. Ok, abbiamo capito che è corrotto. C'è una persona dentro. Perfetto. Ok, c'è una persona al suo interno. Una piaga. Ok, ci purificherà non si sa come, probabilmente col sale. Va bene. Scegli, ma sappi che questo il costo del rifiuto è alto. Eternal. Eternal. Perfetto. Io, guarda ragazzi, io salvo qua, perché se ricrepo non ho voglia di farmi tutto da capo, perché porco Giuda. Ok. Non posso farlo, la persona che al suo interno mi sta proteggendo da... Io andrei sempre con questa. Mo si incazza. Va bene, va bene. Sì, sì. Non sfidare la mia regina. Sì, entrerò nel prisma astrale e ucciderò il suo occupante. No, anzi, magari libererò la persona al suo interno. Ma se faccio questa, mi uccide lo stesso? Cioè, devo far per forza quella, allora. Io ci provo, signori. Autonomy begets consequence. Use this to enter the prism or deny me. The choice, as ever, is yours. But know this. My wrath is carried with each of my faith. It will find you. Okay. Blackest eyes see beyond the plains. We cannot hide. Come. We must enter the prism. Its secrets are finally ours to know. Adesso? Dobbiamo entrare nel prisma? Adesso? Proiettore di piani. Signori, non ci ha ucciso sto giro? Bello, ci sta, ci sta. Stiamo iniziando a capire un pochino di più quello che sta succedendo. Lei ha detto che c'è questa persona che compromette il prisma. Che se non ci fosse dentro questa persona, il prisma sarebbe un'arma per uccidere gli Illithid e impedirgli di possessarsi di tutto l'universo, in pratica. Quindi, la prossima volta entriamo nel prisma per vedere un pochino il piano. Magari conosceremo la nostra figura dei sogni. Sono curiosissimo. Diamantema della vendetta. Ok, questo magari lo mettiamo qui. Spadone incantato, perfetto, lo diamo a lei. Pozione del sonno angelico, cos'è sta roba? Bevi per cadere in un sonno profondo e rigenerante. Dopo due turni ti risvegli
e ottieni i benefici di un di un riposo lungo. Ma che figo, questo lo prendiamo noi allora, mia cara. Scusa, quindi io adesso mi ciappo su tutta la roba dai vari cadaverini, mi do un'esplorata qua, tanto non penso ci sia squarciapelle, perfetto. Mi do un'occhiata un po' tutto a quello che c'è, magari se riesco vado anche a vendere qualcosa, che male non fa. Momenti sinergici: quando infliggi una condizione ottieni sinergia arcana per 2 turni. Ok, questi fanno sempre comodo. Quindi signori, io so che siamo andati un pochino troppo per le lunghe, io direi che ci possiamo salutare qui, vi invito a lasciare un mi piace, un commentino per farmi sapere la vostra, stiamo scoprendo un po' di più, stiamo andando avanti parecchio, abbiamo fatto anche incazzare una dea questa volta, quindi io vi invito a iscrivervi al canale per seguire le varie avventure e noi come al solito ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!